Salve a tutti! In questo video andremo ad esplorare una variante particolare della difesa siciliana che è molto interessante, specialmente per il bianco ma anche per il nero. Per il bianco, questa variante, detta Grand Prix, attacco Grand Prix, è interessante perché permette eventualmente di sviare dalle normali routine strategiche della siciliana. Infatti, se il nero gioca come seconda mossa C5. La risposta di E4 entrando in una siciliana si presume sappia il fatto suo e sappia giocare la siciliana. Quindi, il bianco potrebbe pensare ci sarà un'apertura che esce dal seminato tipico della siciliana che può mettere in crisi il nero? Bene, questa apertura probabilmente è l'attacco Grand Prix. D'altra parte, eh, in questa variante è anche interessante per il giocatore del nero perché ovviamente se sa giocare soltanto le varianti principali della siciliana e si trova di fronte a un attacco del genere magari è utile sapere come fronteggiarlo perché eh, con le corrette manovre ne riesce a trovare ottime partite anche in questa variante però ovviamente come in tutte le cose va conosciuta a fondo allora avevamo già parlato dell'attacco grand prix nel video introduttivo e avevo detto che qui il bianco per entrare nell'attacco Grand Prix di solito gioca F4 ok questa è la variante però primordiale difatti con il tempo si è visto che con questa variante tipicamente poi il nero non va a stare mh, assolutamente male anzi trova subito un forte contro gioco il problema di giocare subito la spinta in F4 è che qui il nero può rispondere subito d 5 quindi contestando immediatamente il centro al bianco questo pedone minaccia subito la cattura, che opzioni ha qui il bianco? La più giocata è E per D5. Non ci sono grandi altre cose da fare per il bianco. Perché vediamo ad esempio, se qui il pedone viene spinto, eh, diciamo l'attacco del bianco al centro è chiuso perché ora la, la catena di pedoni è bloccata in qualche modo. Una cosa a cui poteva mirare il bianco sicuramente era la spinta in F5, come vedremo tipica in questo tipo di attacco. Con il pedone spinto in E5 la spinta in F5 non è più sostenuta, quindi più difficile da realizzare. A questo punto il nero può semplicemente giocare E6, bloccare completamente la spinta F5 e sviluppare in tranquillità avendo una buona porzione del centro controllata dai pedoni sul lato di donna alternativamente se qui il bianco prova a difendere il pedone e con il cavallo ci sono varie opzioni, il nero può spingere, mettendo subito in crisi questo cavallo oppure tranquillamente anche cambiare il pedone dopodiché cavallo per pedone e6 e il nero nuovamente si sviluppa in tranquillità questo cavallo poi verrà probabilmente minacciato in seguito pedone è difeso eh, che qui il nero non dovrebbe avere problemi a riuscire a equalizzare la posizione ok quindi alternativamente ultimissima variante difendere con il pedone di 3 ma questa è ancora più ovvia che non va bene perché dopo di per re ora il bianco sarà bene non ricatturi subito di pedone altrimenti è costretto a cambiare a vedersi cambiare le donne e rimanere con il re al centro quindi qui l'unica speranza giocare è giocare cavallo C3 per attaccare questo pedone che può comunque essere difesa. A questo punto se il bianco non vuole rimanere con un pedone in meno dovrà comunque sottostare a questo cambio, ricatturare il cavallo con il pedone e vedersi il re costretto al centro. Quindi sicuramente mh, non trae nessun vantaggio da questa apertura Il bianco. Ok, ehm. Quindi la spinta f4 che sembra molto promettente perché attacca subito il nero da parte del lato di re, va posticipata ed è questo proprio il succo dell'attacco Grand Prix moderno. Il miglior modo quindi per preparare questa spinta pare proprio che sia giocare cavallo c3. E cosa serve? Blocca effettivamente la minaccia del nero che è quella di spingere immediatamente in d5. Giunge quindi il bianco un cavallo a controllare questa casa e impedisce la spinta del nero. Successivamente, il bianco potrà quindi spingere un F4 tranquillamente. Ok, a questo punto di solito il nero tenta in qualche modo di controllare al massimo la casa D4, che sarà un ottimo avamposto, difficilmente scalzabile dal bianco proprio perché ha giocato il cavallo in C3 e non potrà quindi spingere agevolmente per un C3 per scacciare l'eventuale cavallo dall'avamposto. Di solito viene quindi giocata a cavallo C6. Questa però è, è la variante principale dell'attacco Grand Prix, quindi tranquillamente il bianco qui continua con F4. Vedremo poi cosa succede. Se il nero viceversa vuole entrare eh, possibilmente in qualcosa che lo riporti su una siciliana aperta, potrebbe provare qui a giocare E6. Con l'idea nuovamente di rinforzare la possibilità di giocare D5 alla mossa successiva. Ora è difeso anche da quest'altro pedone. Qui pare proprio che le statistiche migliori per il bianco siano nuovamente rinfilarsi in una Siciliana aperta giocando un cavallo F3, quindi preparandosi a spingere in D4 nuovamente come eh, succede nelle Siciliane aperte. Dopodiché, eh, cavallo C6 si rientra tranquillamente in una siciliana aperta. Se però il bianco volesse continuare comunque con qualcosa di simile all'attacco Grand Prix, può comunque giocare F4. La situazione è un pochino più incerta qui, perché il nero riuscirà facilmente a spingere in D5, quindi sarà magari un problema riuscire a sviluppare correttamente questo alfiere, come vedremo nella variante principale dell'attacco Grand Prix, questo alfiere rivestirà un ruolo fondamentale e qui Potrebbe avere le ali tarpate. Di fatto, ad esempio, il nero può giocare cavallo c6 e ora eh, potrebbe essere il momento, magari, di sviluppare l'alfiere. Il bianco può posticipare questa scelta giocando cavallo f3. Ma il nero gioca d5. E il bianco dovrà essere pronto a fronteggiare minacce ad esempio di questa ulteriore spinta in d4. Ovviamente, se il pedone viene cambiato subito il nero ricattura di pedone ora questi due pedoni sono abbastanza indisturbati e stanno controllando nettamente il centro bianco per mantenersi in qualcosa di simile come vedremo dopo alla variante principale dell'attacco grand Prix dovrà sviluppare l'alfiere campo chiaro e l'unico punto per svilupparlo ottimamente è giocarlo in b5 e in questo caso però il bianco dovrà essere pronto a cambiare l'alfiere per il cavallo perché ovviamente questa è una posizione molto calda ad esempio nel caso che il nero voglia spingere quello che solitamente succede è viene o spostato il cavallo ma in questa posizione magari è un po' passiva oppure viene direttamente cambiato l'alfiere dopodiché mentre il nero ricattura e per gestire il problema del cavallo, comunque, il bianco è costretto a retrocedere. Sembra in questa variante che il nero riesca a mantenere un notevole controllo del centro. Unica pecca questi due pedoni doppiati che potrebbero venire un facile attacco. Comunque, per ora mh, la posizione è completamente giocabile per entrambi i giocatori. Ok, quindi abbiamo visto cosa succede tecnicamente se il nero, alla seconda mossa, gioca pedone su casa E6. L'altra alternativa che entra nella principale dell'attacco Grand Prix è eh, cavallo c6. Ovviamente, se il nero parte con l'idea di fermare questa spinta direttamente giocando e5, si crea automaticamente un buco enorme nella casa d5, che sarà una debolezza strategica a lungo termine. Quindi, eventualmente, è meglio evitare e giocare cavallo c6. E a questo punto, il bianco, come previsto, gioca f4 proprio perché il nero non può rispondere immediatamente d5 ok a questo punto il nero può eh, sia giocare e6 con un'idea simile di forzare successivamente la spinta d5 ad esempio con una variante del genere qui il bianco tipicamente prima sviluppa i cavalli dopodiché d5 e Ferre B5 si rientra in qualcosa di identico a quello che abbiamo visto prima. E viceversa a questo punto ovviamente il nero non può giocare cavallo F6 ancora proprio per via della spinta in E5 che costringerebbe proprio il cavallo a indietreggiare quindi semplicemente perdita di tempo. Quello che viceversa gioca qui il nero di solito è pedone G6. Cosa succede? Il nero sta per mettere l'alfere in fianchetto e quindi vuole enfatizzare al massimo il controllo della casa D4, che potrà essere usata come avamposto. Ok, ora mossa al bianco, cerchiamo di capire qual è l'idea generale dell'attacco Grand Prix. Vedemo che eh, le strategie usate in questo tipo di attacco sono abbastanza semplici, il bianco in qualche modo eh, ha le mosse facili da giocare. Allora, innanzitutto aver spinto in F4 facilita lo sviluppo del cavallo alla casa F3, perché non avendo più dietro il pedone, il bianco, eh, giocando F3, non se lo restringe in difesa, lo ha già spinto in attacco. Ok, avendo poi spinto questo pedone, tipicamente il bianco arroccherà corto per avere la torre sulla colonna F, quindi questo pedone F... Spesso e volentieri diventerà la testa del del bianco. Verrà spinto per creare scompiglio e trovare una colonna aperta per il gioco della torre. Quindi, il prossimo passo. Oltre a sviluppare il cavallo nella casa F3 per il bianco sarà quello di eh, sviluppare l'alfiere campo chiaro, tipicamente, in una di queste due case o C4 o B5. Eh, cambia un pochino la filosofia dell'apertura e vedremo in che modo e il bianco però sarà anche pronto eventualmente a cambiare l'alfiere campo chiaro che potrebbe facilmente diventare un alfiere cattivo perché un altro passo da fare sarà quello di spingere il pedone in D3 quindi aprirsi la strada di questo alfiere che diverrebbe alfiere buono vista la catena pedonale del bianco sulle case chiare altro passo spostare eventualmente la donna sull'ala di re tipicamente lungo una di queste traiettorie. Il nero viceversa ha eh, diciamo il compito un po' più difficile perché eh, qui ovviamente c'è da affianchettare l'alfiere che gli darà un notevole controllo sulla grande diagonale. Quindi potrà eventualmente sfruttare questo avamposto con un cavallo che diventa pericoloso, ad esempio, attaccando questa casa, quindi per un attimo la donna bianca sarà costretta a rimanere in difesa, però dovrà anche stare attento a rintuzzare l'attacco del bianco con la spinta f5. Vediamo quali sono le linee quindi principali. Allora a questo punto abbiamo detto tipicamente il bianco deve giocare cavallo f3, sviluppare prima i cavalli degli alfieri come da principio dell'apertura. Questo cavallo comincia a. Eh, di nuovo riprendere il controllo della casa D4. Sarà però un'opera abbastanza difficile perché ora il nero gioca al fiere in fianchetto e ricontrolla completamente questa casa. Quindi piani del nero. A questo punto porre, se opportuno, un cavallo nell'avamposto di 4 e crearsi un attacco sulla la di donna. Questo è di fatti il miglior modo per rintuzzare un possibile attacco del bianco sulla la di re dato dal pedone F. Ovviamente questa spinta dovrà nella casa B5 venir preparata perché al momento eh, il pedone sarebbe semplicemente in presa del cavallo. A questo punto, mossa al bianco, è venuto il momento di pensare a roccare. Quindi punto primo deve togliere di mezzo l'alfiere campo chiaro. E prima grande decisione da fare, alfiere C4 o alfiere B5? Andremo a vedere proprio quali sono le varianti principali per entrambe queste mosse. L'unica cosa abbastanza certa è che eh, alfiere c4 è nettamente sconsigliata. Se il nero avesse seguito magari un'altra variante un pochino diversa, avesse già spinto in e6, perché con questa spinta e6, prima o poi, il nero quasi garantito riuscirà a spingere in d5, e quindi l'alfiere dovrà nuovamente rimuovere. Sarebbe soltanto una perdita di tempo. L'alfiere in C4, comunque questa è la variante principale. Il bianco a questo punto può scegliere tranquillamente quale destinazione prendere. Allora pare che eh, la variante con l'alfiere in C4 sia un po' più tranquilla rispetto a quella in B5 che è più tagliente, pericolosa sia per il bianco che per il nero, quindi un gioco un pochino più rischioso. Ma magari profittevole giocare l'alfiere in B5, altrimenti in C4. Vediamo cosa cambia. Allora, per prima cosa, vediamo la variante con Alfere C4. È apparentemente una mossa ottimale, perché l'alfiere mira direttamente alla casa più debole del nero, la casa F7. Quindi anche questo cavallo potrebbe eventualmente attivarsi per far fuoco su questo pedone. Ora, non proprio così velocemente, perché al eh, nero basta poco per difendersi. Difatti, qui. Le opzioni di solito sono o giocare E6, che è la variante principale, altrimenti il nero potrebbe giocare D6, aprendosi la strada per l'Alfiere Campo Chiaro. In questo caso però il bianco continua col suo progetto a Rocca Corto. Eh, questo cavallo dovrà essere forzatamente sviluppato verso il centro sulla casa F6, visto che la casa e 7 ancora occupata dal pedone, quindi cavallo F6D3 per sviluppare l'alfiere campo scuro. E dopo l'arrocco corto il bianco prosegue col suo piano. Donne 1. In questo caso, ehm, quello che c'è di male nella scelta del nero è che di solito il pedone D può, può essere in futuro spinto di due case direttamente. quindi lo spingerlo in D6 può sembrare una perdita di tempo l'attacco del bianco, Grand Prix poi andrà avanti tranquillamente qui perché la donna potrà essere tranquillamente portata sulla di e poi il bianco avrà tutto il tempo di spingere eventualmente danneggiare la struttura pedonale del nero ovviamente il nero non starà lì a farselo fare ma potrà prendere eventuali contromisure tra cui anche la spinta in E6 torniamo però alla variante principale dove invece, alla quinta mossa il nero invece di giocare D6 gioca la spinta in E6 eh, ottimale, spinta ottimale perché permette al nero eventualmente di sviluppare se necessario il cavallo da G in E7 e questa è una casa ottima per sostenere la spinta del pedone D successiva, tra l'altro, anche il cavallo in F6 potrebbe essere vittima. Ad esempio, di spinta di pedone, eh, non è molto chiaro. Non è sicuramente una posizione sicura per il cavallo. Qui. Eh, a questo punto, il bianco ha varie scelte: può, ad esempio, arroccare tranquillamente. e Proseguire con il piano quindi c'era questa spinta poi donna sulla di re eccetera, però qui il nero ha eventualmente il tempo per organizzarsi a creare la spinta diretta in d5 infastidendo il bianco. Infatti vediamo ad esempio cosa potrebbe succedere. Il bianco continua a seguire il piano classico, ma qui il nero può spingere in d5. E a questo punto eh, nero ha due a tre pezzi che controllano la casa d5 il bianco non può catturare semplicemente quindi è costretto a rimuovere l'alfiere tipicamente in b3 dopodiché il nero continua con la propria avanzata cavallo d4 e, e ottiene discreta compensazione Questo ovviamente se il nero conosce abbastanza bene come comportarsi in questa apertura. Se viceversa il bianco vuole essere più offensivo, più attivo in attacco, è qui il momento di giocare F5, che sembra una scelta infelice, perché questo pedone è attaccato doppiamente e difeso soltanto dal pedone E. Tuttavia, qualsiasi tipo di cattura da parte del nero gli sbilancia notevolmente la struttura pedonale. Per esempio se questo pedone viene catturato con il pedone E il bianco ha nuovamente questa via aperta ed è molto pericolosa. Quindi può tranquillamente giocare D3 quindi sacrificando un pedone dopodiché se il nero prosegue con il solito tentativo ora difficilmente potrà spingere in D5 proprio perché non c'è più il pedone E6 che dà manforte. Quindi entrambi possono arroccare Bianco prese, donna donne 1 e il piano continua con in più questo pedone è inchiodato sul re, quindi più difficoltà da parte del nero. Quindi, qui dovrà do giocare di 6 per poter in qualche modo sviluppare questa alfiere. Donna H4, quindi <coughs> ci sono vari vantaggi per il bianco: Sia, la possibilità di occupare questo avamposto, si ha maggior ehm, possibilità di sviluppare anche l'alfiere campo scuro perché il pedone F. È stato spinto quindi potrà giungere velocemente in queste due case. E infine, quella che abbiamo già detto. L'attacco dell'alfiere su questa diagonale. Vediamo. Viceversa se il nero ricattura con il pedone G. Qui è abbastanza lampante. Cosa succede? Ok, il bianco ha completamente l'alfiere che è un po' chiaro tarpato. Però il nero si è. Distrutto la struttura pedonale sulla di re, e questa colonna G potrebbe essere la sede di vari attacchi. Difatti, che opzioni ci sono qui? Eh, il bianco potrebbe anche pensare di catturare subito questo pedone, però il nero può contrattaccare spingendo un D5, quindi Alfiere B5 cavallo G7 sostenendo sia il proprio cavallo che eh, attaccando il pedone avversario. Qui F per E6 e F per E6 nero in questo caso ottiene un fortissimo centro di pedoni, anche se eh, in qualche modo ha restituito il pedone che aveva guadagnato. Per questo è meglio evitare di cambiare il pedone e giocare piuttosto D3. Quindi aprirsi subito verso l'attacco. Qui generalmente segue. Cavallo G7 a rocco corto. E ora, ovviamente, il re nero è un po' nella crisi perché non sa se arroccare corto sarebbe molto rischioso visto che la donna bianca può giungere velocemente verso l'attacco. Eh, ovviamente, il bianco ha notevole compensazione per il pedone che ha ceduto. Da queste considerazioni, quindi segue abbastanza il fatto che il nero dopo la spinta F5 non cattura con nessuno dei due pedoni preferisce viceversa giocare cavallo G7 e preparando quindi nuovamente la spinta in D5 cosa può fare qui il bianco? ha questo fortissimo pedone in attacco è il momento di fare breccia e, e la cosa migliore da fare è giocare F per E okay, cercando di Scompigliare il centro del nero. Qui il nero eh, fa bene a riprendere con il pedone, sostiene quindi nuovamente l'avanzata in D5 e ora potrà quasi tranquillamente arroccare corto, tenendosi quindi la torre su colonna aperta. Dopodiché di te, sviluppo normale. Ora il nero ha l'opportunità di giocare D5. E qui il bianco deve stare attento perché eh, sta per arrivargli in faccia un'ondata di pedoni neri. L'alfiere è costretto a retrocedere, se viceversa il bianco prende, eh, semplicemente il nero riprende di pedone, dopodiché nuovamente il bianco è costretto a retrocedere e eh, ora il nero potrà giocare B5 con minacce molto serie tra cui anche l'avanzata in C4. Viceversa, se il bianco retrocede subito con l'alfiere, comunque viene giocata B5, sempre con la solita minaccia in B4 e attenzione, qui sembra che come prima il pedone possa essere preso da parte del bianco con il cavallo. Niente di più falso, se cavallo per pedone, segue donna 5 scacco, che attacca doppiamente re cavallo, l'unico modo di salvare il pezzo è giocarlo indietro a parare lo scacco, però... Il cavallo rimane inchiodato e viene perso alla mossa successiva, quindi qui il nero andrebbe nettamente in vantaggio. Qui tipicamente il bianco deve arroccare, il nero ha giocato tutte le mosse migliori, è difficile vederle se uno non sa questa apertura. E a questo punto il nero spinge in c4. Sembra che tutto sia perso, perché ora come fare a gestire questo alfiere? Per prima cosa d per c4 e sperare che il nero catturi con il pedone b è una variante possibile questa anche se il nero ora lascia l'opportunità al bianco di giocare l'alfiere in a4 ma enorme contro gioco perché qui può spingere in d4, i problemi del bianco aumentano notevolmente con questo centro fortissimo di pedoni del nero che sta veramente avanzando alla grande alternativamente però e il nero può anche pensare di intrappolare l'alfiere con d per c4. Questi due pedoni non lasciano scampo all'alfiere. Cosa può fare il bianco? Cercare di ottenere il massimo da questa posizione. Quindi, prima cosa, cambiare le donne. Qui o il nero ricattura di cavallo, ma riporta il cavallo in difesa, oppure ricattura di re. In questo caso, però, il re nero rimane eh, un attimino esposto. E qui cosa succede? cavallo per b5 a questo punto questa mossa è totalmente fattibile non c'è più la donna nera in gioco che possa impensire il cavallo ovviamente il nero catturerà l'alfiere e il bianco ricattura di pedone a questo punto ovviamente il nero ha 4 pedoni contro i 6 del bianco e un pezzo in più quindi un leggero vantaggio materiale però il bianco ha notevole compensazione sotto forma di un forte attacco Infatti, il Re Nero è esposto. Questa torre è su colonna semiaperta. Il cavallo è molto pericoloso. Infatti, eh, il Nero dovrà stare attento a gestire scacchi di torre perché poi il cavallo potrebbe penetrare in C7. Quindi, il Bianco ha tutte le carte in regola per eh, gestire questo attacco. Occhio, che ovviamente il Nero è in vantaggio materiale, quindi eh, deve stare molto attento. Un altro modo che ha il bianco di evitare queste complicazioni dovute all'imprigionamento dell'alfiere, viceversa, è invece di arroccare a questo punto prima che il nero possa eseguire la spinta in C4 darsi una via di fuga all'alfiere spingendo in A3, è ovvio che, però, così eh, il nero ottiene un vantaggio posizionale, ad esempio, può giocare cavallo D4 oppure direttamente anche spingere in c4 ottenendo una forte espansione sul lato di donna bene per ora è tutto quindi vedremo la prossima variante forse un pochino più impegnativa per il bianco ma che può dare anche maggiori soddisfazioni quando il bianco gioca la quinta mossa al fiere b5 invece che al fiere c4 Ok, appuntamento rinnovato quindi, a presto, ciao ciao!